per tutti noi, cari fratelli e sorelle, in questa serata, ma anche in questi giorni, la prima parola pronunciata è quella auguri. Abbiamo sentito proprio sempre di più, perché siamo, possiamo dire, più liberi adesso a camminare, e questo augurio si sentiva, ecco, non come un anno, due anni fa. Ma è esattamente la stessa parola che la Sacra Scrittura ci rivolge all'inizio del nuovo anno. E abbiamo sentito: ti benedica il Signore e ti protegga, faccia brillare il suo volto su di te. Quando si viaggia qui in Europa, ma voglio nominare, quasi mai dall'altare nomino questi fratelli, che sono sempre fratelli, sia in Germania, sia in Austria, in tutti i luoghi, dovunque voi andate, andate alla banca per fare operazioni o prendere i soldi, andate alla posta, andate a grandi centri commerciali, la prima parola che ci si scambia è la parola Grüß Gott. Questo è importante che io lo dica, importantissimo. In Germania e in Austria, in tutti i luoghi, in tutti, non c'è un luogo, dal ristorante al bar, non esiste. Grüß Gott, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Quando io la mattina, la prima persona che incontro in questa chiesa, normalmente è la suora, quando scendo dalle scale, ecco, lo dico la stessa cosa. Dal polacco, traducendo in italiano, che Dio ti renda tanta felicità in questa giornata, ti moltiplica la tua gioia in questa giornata, però c'è sempre Dio. Ma che cosa mi rappresenta parola auguri? Oppure come in questi mesi, ma ultimi mesi penso, perché vedo una trasformazione in un'atmosfera quasi di ateismo nella nostra nazione italiana, e dobbiamo starci attenti, perché il Papa Francesco l'ha detto qui per ben due volte in questo santuario della Divina Misericordia, quando è venuto per la festa della misericordia nel 2020 e quest'anno nel 2021, che se entra in mezzo a noi un altro virus di chiusura, di egoismo, di materialismo, e allora non si esce più. Non c'è un vaccino contro questo. C'è un altro paese che ho incontrato nelle mie visite della Divina Misericordia, dove ci si saluta con alleluia, un'altra cosa bella, alleluia, parole prese dal Vangelo, parole prese dal Vangelo. In questo tempo natalizio, da quanto sono 1980 che sto qui, nessuno mi ha detto nel tempo natalizio, anche fuori sì, ma nel tempo natalizio, Dio ti benedica,
Dio ti prende sotto la tua mano, Dio ti conduca, Dio ti guidi. Niente di questo, niente di questo. Pur che hanno visto davanti a me che sono sacerdote, non un uomo vestito, diciamo, di jeans, di laico con orecchini e tutto il resto, no, vestito negli abiti sacri sacerdotali. Qui ci vuole un terremoto spirituale in Italia, perché prima iniziamo dal paese macchiato dal sangue dei martiri, paese che presiede nella carità divina, sede di Pietro e di quasi maggioranza delle congregazioni generali. Là, il mondo ci guarda, il mondo guarda le nostre scelte, i nostri atteggiamenti, il nostro linguaggio, il mondo ci guarda, il mondo ci guarda. Ti benedica il Signore e ti protegga da questo santuario della divina misericordia, a pochi passi da San Pietro, unto con le visite dei tre papi, San Giovanni Paolo II e due visite di Papa Francesco, proprio nel tempo della pandemia, perché il volto di Gesù misericordioso risplenda in tutti i nostri ambienti, perché il volto, cari fratelli e sorelle, è la rivelazione di ciò che ogni persona custodisce nel suo intimo. Il volto racconta il nascere, il crescere dei sentimenti. Sul nostro volto lasciamo spesso traccia del dolore, la traccia della chiusura, la traccia della freddezza. E il volto del nostro Dio è il volto del Dio che ha un cuore di luce. In Lui non c'è ombra. Io auguro, a cominciare da me, sacerdote, dai miei collaboratori della Compagnia di Gesù, dal mio confratello Monsignor Decio e dalle consorelle della Congregazione della Beata Vergine della Misericordia, chiedo di che ogni giorno siano capaci, e noi tutti, di dare un volto luminoso tra noi e ai fratelli. Perché il nostro Signore vuole fare per ciascuno di noi la festa. Non vuole aprire le discoteche, e se sono aperte va bene lo stesso, ma vuole la festa dentro di noi. Perché se anche se oggi, questa notte, sarebbero balli, feste in tutte le piazze, dopo, domani mattina, dormono e tutto è fermo. Chi ha la festa e festeggia Dio nel cuore non teme la guerra, virus e altre tragedie, perché ha Gesù nel cuore. Noi siamo nella città santa di Roma, dove i martiri
sono andati al martirio con sorriso, con gioia, cantando a Dio Te Deum, come lo faremo questa sera. Te lodiamo il Signore. La nostra vita sarà piena e riuscita se avremo portato luce attorno a noi. Luce. Questa era la testimonianza prima dell'incarnazione di Gesù di Giovanni Battista. Non si poteva nulla dire a lui. Nulla. Dio ci benedice. Potessimo benedirci, cari fratelli, in ogni famiglia, in ogni comunità, benedirci con le parole e con i pensieri, dire l'uno all'altro: io ti benedico, tu sei benedizione di Dio per me, al di là del padre e madre, fratello, sorella di sangue. Dire questo: tu sei benedizione per me. Allora noi ci sentiremo sempre protetti e custoditi, perché saremo benedetti da Dio e dai suoi figli. Ogni benedizione che scende su di noi è benedizione del cielo. Un Dio che si serve delle mani, degli occhi e del corpo del fratello. Come non ricordare questa sera quella scena del film su San Giovanni Paolo II, di quel sacerdote che sta per morire e chiede al laico: perdonami, assolvimi dai miei peccati, e insegna a quel laico il segno della croce e l'atto di assolvere i peccati, e quel laico suda profondamente e lo fa, e appena conclusa la confessione il sacerdote cade per terra e muore. Certo, è un film, indubbiamente, ma dentro c'è un evento di questa fede gigante di Giovanni Paolo II, che chiedeva di essere benedetto da tutta la gente. Ma tutta l'umanità ha visto all'inizio del pontificato di Papa Francesco, che si è inchinato davanti a noi dalla loggia di San Pietro e ha chiesto la prima benedizione. E quando è venuto qui per due volte, ripeto, a mia mamma ha detto: mamma, mi benedica per favore, io ho bisogno della sua benedizione. E questa donna, lui è alto, questa povera donna piccola, lui si è inchinato e benediceva il suo volto. E che grande fede! Vi auguro che in questo anno che sta tutti insieme per entrare, sappiamo strappare le grazie dal cielo, ma che ci sentiamo coinvolti proprio in queste grazie, coinvolti. Ecco, allora dobbiamo passare tutti in questo nostro mondo che va avanti benedicendo gli uomini, quelli che non se lo meritano, perché Dio fa così, li benedice, benedicendo la terra, le piante, gli animali, la creazione intera, perché benedire significa dire bene. Ecco la Maria benedetta tra tutte le donne.
perché era donna contemplativa, donna di adorazione, donna che si metteva in ascolto del Signore e quando non capiva i grandi eventi che il Signore ha riservato per lei, lei conservava tutto nel suo cuore. Te Deum, fra poco canteremo dopo la comunione. Grazie Signore per ogni giornata, grazie per la vita, grazie per gli uomini che abbiamo incontrato, grazie per tutte le persone che in questo tempo di pandemia hanno dato la loro vita tra i medici, infermieri e semplici persone, si sono spogliati di tutto per salvare una persona senza chiedere se sono giovani o anziani o moribondi, perché gli anni non contano. Salvare l'uomo che Dio ama, per il quale Dio è salito sulla croce. Che sia questo un anno vissuto sempre con il Signore, sempre da peccatori, perché siamo poveri peccatori, ma fiduciosi nella sua infinita misericordia. Sia lodato Gesù Cristo.